La Lazio è salva. Non ha fatto molto a Pisa se non essere accorta, ed era quello che ci voleva. Le bastava un pareggio e pareggio è stato, 2-2 alla fine. Per questo Chinaglia è andato verso la curva biancoceleste gettando baci al pubblico dei fedelissimi, in 10.000 si dice all'Arena Garibaldi. È andata in gol quasi senza volere, a freddo, su punizione pennellata da D'Amico per la testa di Giordano. Tocca a Berggren, dopo 1:20 dalla ripresa, mettere a segno sullo spunto di Birigozzi, un gol contestato. E il dramma della Lazio ora è nella paura dello svantaggio. Ciò potrebbe accadere al 52esimo con Birigozzi, ma soprattutto al 57esimo. Birigozzi a colpo sicuro, ma Battista si trasforma davvero in santo protettore e salva la squadra che 10 minuti dopo si vede assegnare il rigore e salva tutto per questo impatto di Manfredonia con Mariani. Va al tiro Giordano e Mannini per poco non gli farà il rigore. Il Pisa si smonta un po', si accorge che potrebbe crollare se De Lia non cogliesse in fuorigioco Laudrup e comincia a rimacinare. Vuole almeno il pari. Sorbi lo sfiora per il ginocchio braccio palo di Orsi, ma all'inizio del 90esimo minuto Mariani fa breccia. Povero Cacciatori, per la festa della salvezza era appena entrato al posto di Orsi, ma la salvezza c'è lo stesso.